Può farci un bilancio della giornata di questo workshop, insomma, di quello che sarà anche proseguo? Ma credo sia un bilancio molto positivo e molto costruttivo perché una giornata di lavoro su un tema importante e delicato come l'Europa e la questione delle migrazioni. Non è stato un convegno qualsiasi, ci sono state proposte costruttive, c'è un documento in cui vengono delineate quelle che secondo noi sono le strade che l'Europa dovrebbe seguire da qui ai prossimi anni per fare in modo che l'immigrazione non sia un problema, ma sia davvero una risorsa e un'opportunità per l'Europa e per il futuro dei suoi cittadini. L'immigrazione non deve essere considerata un problema, va un po' rovesciato l'approccio che abbiamo verso questa questione, ma deve essere considerata una risorsa e un'opportunità per il futuro dell'Europa e dei cittadini europei e dei futuri cittadini europei che forse vengono da qualche paese della sponda sud del Mediterraneo o addirittura dall'Africa subsahariana. Questo deve essere, secondo quello che emerge da questa riunione, l'approccio politico e culturale, ma naturalmente ci sono molti nodi specifici e problemi, c'è un lungo percorso da fare per arrivarci. Il dato da cui siamo partiti è la demografia, la natalità. E che tipo di futuro avremo? Ci sarà una diminuzione della popolazione totale nel mondo, e in particolar modo nel mondo cosiddetto occidentale e nel mondo europeo, in Europa. Ci sarà un invecchiamento, inteso anche come un rapporto tra pensionati e popolazione attiva sempre più sfavorevole. In questo senso l'immigrazione viene ritenuta, secondo la riunione di oggi, una delle possibili risposte a questo problema. Ci parli un po' di questo progetto Erasmus per il Mediterraneo? Come voi sapete, l'Erasmus è un progetto europeo di scambio culturale tra gli studenti dei vari paesi membri dell'Unione Europea. Gli studenti possono andare a studiare per 6 mesi o per un anno in altri paesi dell'Unione Europea. Questa è sicuramente una cosa importante perché è un metodo di conoscenza tra gli studenti europei, si impara un'altra lingua, si conoscono colleghi di altri paesi, si impara moltissimo. Ecco, l'idea è quella di trasferire questo progetto non solo ai paesi europei ma anche ai paesi della sponda sud del Mediterraneo, per cui uno studente tunisino potrà venire a studiare in Francia, uno studente austriaco potrà andare a studiare in Egitto e viceversa. Questo è importante perché uno dei problemi più seri è quello della poca conoscenza che abbiamo tra la sponda sud e la sponda nord, e questo può essere uno strumento importante per conoscerci meglio. Lei è uno strumento per favorire, diciamo, la migrazione in ritorno? Se sì, o ce ne sono anche altri? È uno strumento utile a favorire la migrazione in ritorno, il ritorno al paese d'origine? Se sì, e se ce ne sono altri strumenti? Assolutamente sì, e noi dobbiamo cambiare approccio all'idea che abbiamo della migrazione. Noi vediamo purtroppo la migrazione ancora come un problema, come un flusso di persone che arrivano da paesi stranieri. In realtà no, bisogna creare una comunità euro-mediterranea in cui ci sia uno scambio e un flusso di migrazione che non siano a senso unico, per cui sì all'immigrazione verso l'Italia, verso la Spagna, verso la Francia, verso i paesi europei, ma sì anche alle possibilità di un ritorno nel paese di origine. Questo si può ottenere soltanto attraverso un forte rapporto politico tra tutti i paesi, a una fiducia reciproca e agli strumenti, tra i quali appunto quello dell'Erasmus e degli studi universitari. Secondo me, un'ultima domanda, l'opinione pubblica e la stampa in genere, il giornalismo, presta un'attenzione necessaria alla questione dello Ius Soli? Direi di sì, direi che se ne parla molto, direi che è sicuramente uno strumento fondamentale, deve essere, questa è una mia opinione personale naturalmente, un punto di arrivo, perché così dovrebbe essere e perché credo che sia importante riconoscere la cittadinanza a chi nasce sul territorio del nostro paese, a chi nasce in Europa. Naturalmente è un processo lungo, c'è un problema culturale importante. Noi siamo alla vigilia di elezioni europee in cui un terzo dei seggi andrà a rappresentanti di partiti xenofobi che fanno della lotta all'immigrazione un loro vessillo, una loro priorità. Quindi c'è un problema culturale di cambio di mentalità fondamentale in Europa.
E l'Italia è pronta? Io credo che l'Italia sia più pronta di quanto possiamo pensare. Ci sono tanti dibattiti, ci sono tanti scontri, ci sono tante resistenze, ma io credo che gli italiani in realtà ricordano che questo è stato un paese di immigrazione, un paese povero che ha mandato tanti cittadini italiani a vivere e a lavorare in paesi stranieri, per cui io credo che gli italiani, voglio sperare che siano più pronti di quanto si dica.